Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Ilva dal sequestro al Green Deal, 8 anni di tradimenti e lavoro in fumo, l'acciaieria è agonizzante, l'ambiente di Taranto non è ancora salvo. Il 26 luglio 2012 il siderurgico della famiglia Riva veniva sequestrato dalla magistratura perché ritenuto causa di malattie e morte. 8 anni e 6 mesi e 6 governi non sono riusciti a dare un indirizzo chiaro e duraturo al futuro della più grande acciaieria d'Europa. Dal garante di Mario Monti, scusatemi, all'ultima intesa con ArcelorMittal per trattenerla a Taranto, insomma quasi un decennio di occasioni sprecate, illusioni, inerzia e speranze tradite, appunto. Mentre la produzione si è dimezzata, sempre meno operai lavorano e le bonifiche restano sulla carta. Proprio c'è una cronistoria di chi ha indebolito l'ex Ital Sider senza mettere al sicuro Taranto, sul fattoquotidiano.it. Regioni, il gettone agli eletti anche durante il lockdown. Qualcuno lo ha già ribattezzato gettone di assenza e non è un controsenso, anche se così può sembrare a prima vista. La questione riguarda molti consiglieri regionali di tutta Italia che nel periodo del lockdown hanno continuato a lavorare in un momento di grossa crisi economica e sanitaria. Coronavirus, insomma, come funziona il vaccino di Oxford? Oltre 32.000 persone disposte a inocularsi SARS-CoV-2 per testarlo. I dati sul vaccino si basano su una platea contenuta di 1.077 volontari. I profili di sicurezza sono sufficienti per entrare nella fase avanzata della sperimentazione. Saranno più di 10.000 le persone che prenderanno parte alla prossima fase delle prove nel Regno Unito. Assa Traoré al fatto.it dichiara: mio fratello ucciso come Floyd, è per lui che guido i Black Lives Matter francesi, soldati al fianco dei discriminati. L'attivista per i diritti dei neri d'Oltralpe ricorda l'uccisione del fratello 24enne nel 2016 e spiega come dal giorno dopo si è messa alla guida del movimento Giustizio per Adama, che ha occupato le piazze francesi anche dopo la morte del 46enne di Minneapolis. Il razzismo fa le sue vittime anche qui, noi combattiamo al fianco di tutti gli oppressi, ha detto. Belmonte Calabro, come studenti e migranti hanno contribuito a ripopolare un borgo della Calabria. Noi ora lo chiamiamo Belmondo, dicono. Comunità virtuale, punto di incontro di storie e viaggiatori, ma soprattutto progetto per far rivivere un tessuto locale che rischiava di essere abbandonato. La storia della rivoluzione, delle seppie e di tutte le realtà che le ruotano intorno, raccontata dai suoi protagonisti provenienti da tutto il mondo. Questa storia la trovate, cari amici, sul fattoquotidiano.it. Notizie da Treviso e dal Veneto. Si dichiara erede dei Romanov, trevigiano denunciato dai successori dello zar. Un influencer si presenta come discendente della famiglia russa e il granduca dice è un usurpatore. Voglio spaccarti il muso, Zaia querela l'odiatore social. Un artigiano pubblica su Facebook pesanti insulti e minacce contro il presidente della giunta regionale. Palazzo Balbi porta il caso in procura. Male e incurabile, morto a 66 anni, il profe Ennio Segato, trevigiano, runner e grande amante dello sport, aveva partecipato a diverse maratone. I funerali si svolgeranno il 27 luglio alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso. Ex negoziante morto dopo una lite, attesa per l'esito dell'autopsia. Il pubblico ministero Anna Andreatta conferirà nelle prossime ore l'incarico per eseguire l'esame sul corpo di Giovanni Gagno, 80 anni, morto venerdì mattina in ospedale dopo uno scontro avvenuto il giorno precedente con un quarantenne di Ponzano Veneto, Marco Braido. Minaccia e ferisce un uomo per avere del metadone, paura e arresto a Treviso, ha affrontato la vittima con un coltellaccio da cucina, poi si è nascosto in un bar, ma è stato trovato. Il ferito è stato trasportato al Cafoncello. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Trovato senza vita il giovane disperso a Trieste, il corpo del 23enne è stato rinvenuto questa mattina dai vigili del fuoco nella zona dell'ex ospedale psichiatrico.
corpo senza vita, come dicevamo, è stato ritrovato alle 10.30 nella zona dell'ex ospedale psichiatrico. Coronavirus quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, ordinanza del ministro Speranza per contenere nuovi focolai, massima attenzione a colf e badanti, resta alta l'attenzione per i nuovi focolai di coronavirus che vedono diversi paesi dell'area balcanica interessati da un aumento dei casi. Dopo aver inserito diversi stati nella lista nera, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato misure di contenimento anche per chi arriva da Romania e Bulgaria. Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i paesi extraeuropei ed extra Schengen. Alzano Decimo, con l'auto abbatte un palo della luce, un incidente intorno alle 4.30 lungo la regionale 251 all'altezza del ristorante Al Portico. L'auto è andata fuori strada appunto nella notte, come dicevamo, nel tratto che da Villotta di Chions porta ad Alzano all'altezza del ristorante Al Portico. La macchina prima è finita contro una siepe per poi terminare la sua corsa contro un palo della luce. Ruba una carrozzina, inseguito e denunciato, è successo la notte scorsa all'ospedale di Udine. Protagonista un uomo già noto alle forze dell'ordine, fugge a bordo di una carrozzina che ha rubato poco prima in ospedale. È successo, come dicevamo, appunto nel corso della nottata di ieri a Udine, e a rubare la carrozzina non si sa bene con che fine è stato un uomo di 46 anni residente nel capoluogo friulano, già noto alle forze dell'ordine. Lasciano la quarantena tre minori denunciati. La Polizia di Stato di Trieste ha scoperto i tre giovani afghani fuori dalla struttura di accoglienza. I tre minorenni afghani, come dicevamo, sono stati denunciati dalle volanti della Questura di Trieste perché hanno violato l'isolamento fiduciario. I tre giovani stranieri avevano appunto lasciato la struttura di accoglienza perché dovevano trascorrere un periodo di quarantena, ma sono stati scoperti, come dicevamo, dalla Polizia di Stato. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.